Ciao amici musicisti e benvenuti a questo nuovo episodio di A Lezione con Mauro, il format dove parliamo di teoria ed armonia musicale. Come forse avrete notato se siete dei vecchi spettatori di questo format, oggi sono in trasferta, ovvero non sono nella mia solita stanza con le chitarre dietro, eccetera, eccetera. Per questo devo anche ringraziare Anna Delia per avermi consigliato questo microfono lavalier, altrimenti questo episodio non l'avrei potuto registrare. Detto questo, cominciamo effettivamente con la lezione. Oggi continueremo il discorso relativo all'armonia parlando delle dominanti secondarie. Definiamo dominante secondaria un qualsiasi accordo di quinta di dominante che vada a risolvere su un accordo che non sia l'accordo fondamentale della tonalità. Dopo questi paroloni andiamo a vedere un esempio pratico che ci farà capire immediatamente che cosa intendiamo per dominante secondaria. Supponiamo ad esempio di avere questa successione di accordi: Fa maggiore settima, Re settima, Sol settima, Do maggiore settima. Come ben dovremo sapere, in tonalità di Do maggiore, Fa maggiore settima non sarà altro che il quarto grado maggiore settima, Sol settima il quinto grado di dominante e Do maggiore settima l'accordo fondamentale. Come ben dovremo sapere inoltre, il secondo grado, quindi Re, dovrebbe essere invece un Re minore settima. In questo caso però abbiamo al suo posto un accordo di dominante sempre su Re. Essa non è altro che una dominante secondaria, infatti Re non è altro che il quinto grado di Sol e Re settima va proprio a risolvere su Sol settima. Ti ricordo infatti che una dominante secondaria è un qualsiasi accordo di dominante settima, Re settima, che va a risolvere su un accordo Sol settima che non sia l'accordo fondamentale della tonalità. Possiamo dire quindi che Re settima sia il quinto grado del quinto, ovvero il quinto grado di Sol settima che a sua volta è il quinto grado dell'accordo fondamentale della tonalità. Anche questa lezione finisce qui. Come al solito ti ringrazio per aver visto questo video, spero ti sia stato utile e che ti abbia anche divertito. Ci vediamo mercoledì prossimo con una nuova lezione. Ciao e grazie!